Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Gianfranco Pasquino per parlare delle elezioni regionali in Sardegna. Quando siamo giunti a 1228 seggi su 1844, Alessandra Todde è in vantaggio dello 0,4% su Truzzu, che è al 45,10%. Allora, insomma, oggi abbiamo visto di tutto, insomma, in un primo tempo era stata data per vincente la Todde, poi Truzzu l'aveva superata di quasi 3 punti e poi c'era stato il riequilibrio. Allora, qual è stato, come stanno andando secondo lei queste elezioni in Sardegna e comunque, insomma, le sue valutazioni? L'aspetto importante, molto importante, è che la candidata Todde è assolutamente competitiva e potrebbe vincere, come io le auguro e mi auguro. Il secondo punto da sottolineare è che avrebbe già vinto se non ci fosse stata la candidatura di Soro, che è assolutamente deplorevole, perché in questo caso il rischio è che faccia vincere tutto. Il terzo elemento importante è che forse potrebbero rendersi conto quelli che stanno a sinistra che il campo largo è la soluzione, che si può sconfiggere il centrodestra o che ci sia dentro almeno anche Azione e che ci sia anche Sinistra Italiana. E questo credo che sia una lezione che dovrebbero imparare, prima lo fanno meglio è, visto che ci sono da rinnovare diversi consigli regionali, sarà il caso che ci pensino sopra bene e a fondo. Allora, questo che cosa cambia se dovesse, diciamo, continuare questo trend e la Todde dovesse vincere? Secondo lei, per il centrodestra cosa cambia? No, il centro-destra non cambia niente, ha perso una regione, è anche logico che ci sia una sconfitta da qualche parte, prima o poi doveva arrivare, se arrivi in Sardegna tanto di guadagnato. Non è una sconfitta, ma è sicuro che non è una sconfitta di Giorgia Meloni, certamente non è una vittoria, ma non è una sconfitta, anche se quel candidato forse lo ha voluto lei o lo ha accettato per evitare la ripresentazione di Solinas. Ritiene che ci sia stato qualche problema per rendere noti i dati per lo spoglio? È accettabile che a quest'ora, siamo alle 19:30, ancora siamo a poco più della metà dei seggi scrutinati? Accettabile è accettabile, non è che uno da più, uno da meno cambia la vita. Quello che dovremmo sapere è se è stata una strategia deliberata di qualcuno che prende i dati che vengono da zone che sappiamo essere orientate in un certo senso e li presenta prima degli altri. Cioè è probabile, ad esempio, che a Cagliari ci sia più facile mandare gli esiti degli scrutini alla prefettura, e le altre parti forse sono un po' più lenti. Però anche su questo punto non mi soffermerei. Una volta che arrivano tutti i voti e vengono contati come si deve, va bene così. Senta, pensa che Conte cambierà atteggiamento nei confronti del PD dopo questo voto? Perché insomma la Todde ha avuto un grande successo, però anche grazie a una li lista del PD che sta andando anche abbastanza bene. Allora pensa che Conte abbraccerà il campo largo oppure sempre in vista delle elezioni europee aumenteranno i distinguo? Adesso che Le elezioni europee sono con liste proporzionali, quindi questo non gli crea nessun problema e lì davvero può contarsi, quindi vedere quanto conta effettivamente. Per il resto l'elezione è chiara, cioè uniti si va molto avanti, separati si perde, però capisco la strategia di Conte, deve rafforzare la sua leadership, deve dimostrare di essere essenziale e quindi utilizza tutti gli escamotage possibili. Spesso non apprezzo, però devo dire che capisco. Vorrei che fosse meno ambiguo su alcuni punti e che lo dicesse con chiarezza che per vincere le elezioni nazionali è necessaria una coalizione. Poi si vedrà a quali condizioni, naturalmente su alcuni punti bisognerà avere un minimo di condivisione, altrimenti poi si può anche vincere e governare malissimo. Sarebbe la prima volta del Movimento 5 Stelle vincere una regione, insomma, è curioso? Sì, curioso di vedere come governerà, però sappiamo già che avrà una maggioranza nella quale ci sono molti esperti, consiglieri regionali che vengono dal PD e quindi potrà fare affidamento su di loro, la Todde. Tra l'altro mi sembra una donna preparata, quindi
probabilmente sa già che cosa deve fare. Vuole dire qualcosa su Salvini? Allora, il candidato è quello scelto dalla Meloni. Solinas aveva rinunciato. Ci saranno almeno qualche frizione tra la Lega e Fratelli d'Italia? Oppure oggi il fatto che si siano visti tutti a Palazzo Chigi, siano stati insieme prima del Consiglio dei Ministri, è un segno di unità? Il centrodestra è molto più intelligente della sinistra, nel senso che sa quando deve convergere, poi mantengono delle differenze d'opinione e soprattutto il guastatore Salvini inevitabilmente è in declino come partito, è in declino come leadership, è in declino come capacità di individuare le tematiche giuste, quindi si agita molto, molto rumorosamente, si merita il declino e non vuole tenerselo, punto e basta. Va bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Gianfranco, il professor Gianfranco Pasquino. Grazie, professore. Grazie a lei, divertitevi.